per una tragica ironia della sorte, un povero islandese che ha percorso tutto il mondo nel tentativo di sfuggire alla natura finisce con l'incontrarla in una zona inesplorata dell'Africa equatoriale. Siamo ai confini della realtà, in un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, dove possono accadere fenomeni strani. Qui, infatti, la natura si presenta agli occhi del viaggiatore come una donna gigantesca, quasi un unico corpo con la montagna a cui si appoggia, una donna dal portamento altero e dalla bellezza inquietante. Incomincia così forzatamente il dialogo dell'islandese con la natura. Non essendo riuscito a sfuggirle perché la natura è dappertutto, non gli rimane che affrontarla e raccontarle la sua storia. Prima di trasformarsi in un viaggiatore e di scoprire che il male era dappertutto, egli aveva perseguito l'ideale epicureo di una vita oscura e tranquilla, si era tenuto lontano dalla molestia degli altri uomini, dalle loro guerre permanenti. Ma l'isolarsi dai suoi simili non lo aveva liberato dal patire i tormenti del clima e delle calamità naturali. Aveva deciso perciò di mettersi in viaggio alla ricerca di altri luoghi e altri climi più propizi. Ma ovunque si ripetevano gli stessi tormenti: troppo caldo, troppo freddo, piogge torrenziali, uragani. Senza contare le malattie che via via lo colpivano. «Mi risolvo a concludere», afferma a questo punto l'islandese, «che tu sei nemica scoperta degli uomini e degli altri animali e di tutte le opere tue che ora ci insidi, ora ci minacci, ora ci assalti, ora ci pungi, ora ci percuoti, ora ci laceri e che per costume e per istituto sei carnefice della tua propria famiglia». La replica della natura è delle più sconfortanti. «Quando io vi offendo, io non me ne avveggo. Se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei». L'islandese le chiede ingenuamente perché abbia mai fatto nascere l'uomo alla vita se poi questa è solo male. La natura chiarisce che la vita di questo universo è un perpetuo circuito di produzione e di distruzione. Ciascheduna serve continuamente all'altra e alla conservazione del mondo. Ma a chi giova una vita che si perpetua mediante la sofferenza e il sacrificio di chi la vive? Insiste ancora l'islandese. La domanda rimane senza risposta. Divorato dai leoni e sommerso dalla sabbia, l'islandese rientra anch'egli in quel circuito implacabile di cui la natura gli ha appena detto.